E adesso, come si fa a risolvere l'equazione? Abbiamo visto prima alcuni esempi, che è abbastanza semplice in realtà, perché se io vi scrivo che 5x più x uguale a 14 meno 2, potrei risolverlo subito. Noi ormai sappiamo lavorare con i monomi, con i polinomi. 5x più x uguale a 6 volte x, 14 meno 2 uguale a 12, sarebbe fuori 6 volte x uguale a 12, quindi x uguale a 2. Devo trovare quel numero che moltiplicato per 6 mi dà 12, quindi x uguale a 2. Ma se l'equazione, abbiamo visto alcuni esempi di quelli che tra qualche settimana vi troverete nel tema di esame, capite che cioè, esempi, logicamente, non proprio quelli che vi troverete nel tema di esame, capite che trovare la radice di un'equazione non è sempre così semplice. E allora facciamo ricorso a due principi, i due principi di equivalenza. Allora, quali sono? Cominciamo con il primo. Se si aggiunge o si sottrae in un'equazione lo stesso numero, o lo stesso monomio, o lo stesso polinomio, cioè una stessa quantità, a entrambi i membri, ottengo un'equazione equivalente alla prima. Cosa significa equivalente? Significa che hanno la stessa radice. Due equazioni equivalenti hanno la stessa radice. Quindi trovo la radice di una, è come se avessi trovato anche la radice. Anzi, è esattamente aver trovato anche la radice dell'altra. Allora, facciamo un esempio, ok? Facciamo questo esempio qua. Voi avete detto che 6x uguale a 12, x uguale a 2. Ci siete? Perfetto. Attenzione. Se io scrivo 6x uguale a 12, x uguale, che era verificata per x uguale a 2, proviamo ad aggiungere sia al primo membro, cioè quello che sta a sinistra dell'uguale, che al secondo membro, cioè quello che sta a destra dell'uguale, un valore qualsiasi. 3. Scriviamo 6x più 3 uguale a 12 più 3. Beh, 6x più 3 rimane così, non sono valori simili, ma 12 più 3 uguale a 15. Quindi che cosa ho? Devo vedere se 6x più 3 uguale a 15 ha come radice quella di prima, 6x uguale a 12. Proviamo. 6 per 2, 12 più 3, 15. Vedete? Quindi la radice di questa equazione è sempre x uguale a 2, cioè equivalente a questa. Quindi aggiungendo il valore 3, che cosa accade? Accade che aggiungendo il valore 3 sia al primo membro che al secondo membro, ottengo, vedete, un'equazione perfettamente equivalente all'altra, che ha la stessa radice. Qual è la conseguenza del primo principio? La conseguenza del primo principio è la regola del trasporto. Facciamo un esempio così, un esempio classico. Noi abbiamo 3x più 21 uguale a 5x meno 6. Ok? Allora, guardate. Cosa faccio? Dobbiamo trovare il valore da attribuire a x tale per cui 3x più 21 dovrà essere uguale a 5x meno 6. Questa è risolvere l'equazione. Devo trovare il valore di x, vedete, tale per cui 3x più 21 uguale a 5x meno 6, attenzione, sarà 1 quello che voglio dire. Cosa faccio? Tolgo al primo e al secondo membro 21. Dopo vi spiego perché. Cosa succede? Faccio 3x più 21 meno 21 uguale a 5x meno 6 meno 21, cioè tolgo 21 sia al primo membro che al secondo membro. Scritto così, che cosa accade? Accade che questo più 21 meno 21 vado via, vedete? E diventa 3x uguale a 5x meno 6 meno 21, cioè è come se questo più 21 fosse passato, vedete, il risultato di questa cosa qui, cioè togliendo il meno 21 sia al primo che al secondo membro, queste due qua si eliminano e qua rimane meno 21. Il risultato qual è? Quello di, è come se io avessi spostato il 21 da qua, dal primo membro al secondo membro, vedete? 3x più 21 più rimasto 3x, 5x meno 6 meno 21, cioè più 21 è passato al secondo membro cambiando di segno, semplicemente cambiando di segno. Questa è la regola del trasporto, dopo lo vediamo. Adesso tolgo dal primo e dal secondo membro 5x, o uno potrebbe chiedersi, ma perché queste interazioni? È solo per farvi vedere la regola del trasporto, ragazzi. Togliamo 5x, quindi passa 3x meno 5x è uguale, cioè al primo membro tolgo 5x e lo tolgo al secondo membro, 5x meno 6 meno 21 meno 5x. Capite che questo 5x e questo meno 5x vanno via e quindi diventa 3x meno 5x uguale a meno 6 meno 21, cioè rispetto a questa, vedete, è come se il 5x fosse passato da questa parte e cambiato di segno,
cioè va più direttamente 3x-5x. Adesso possiamo risolvere e cosa abbiamo? 3x-5x mi dà meno 2x, meno 6x-21 mi dà meno 27, e qual è quel valore che moltiplicato per meno 2 mi dà meno 27? Perché questo è un punto, non trovare il valore di x da sostituire, tale per cui moltiplicato per meno 2 il risultato sia meno 27. In questo caso abbiamo che x è uguale a 27/2. Infatti se io passo meno 2 per 27/2 è uguale a meno 27. Chiaro? Ma perché ci arriviamo dopo? A me interessa che avete capito la regola del trasporto. In un'equazione, la regola del trasporto, che deriva dal primo principio di equivalenza, consiste nel poter trasportare qualsiasi termine dal primo al secondo membro e viceversa, dal secondo al primo, semplicemente cambiandogli il segno. Da positivo diventa negativo e da negativo diventa positivo.